ribasso composto e controllato per il petrolio, che archivia la settimana in flessione dell'1,24%. Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ed un innalzamento verso la prima resistenza a 74,07. Ribasso scomposto per il carburante, che archivia la settimana con una perdita secca del 7,55%. Lo status tecnico del raffinato del petrolio mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 2,39, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,661. In forte ribasso il gas naturale quotato sul mercato europeo, che chiude la settimana con un disastroso meno 4,87%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dutch TTF Natural Gas, con potenziali discesa fino all'area di supporto più immediata vista quota 22,68. Piccolo passo in avanti per il derivato sul grano che, a fine settimana, porta a casa un modico più 0,47%. La tendenza di medio periodo del grano si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista quota 630,05 prima e 660,07 dopo. Piccolo spunto rialzista per il mais, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,44%. La situazione di medio periodo del grano turco resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. Bene il derivato sui semi di soia, con un rialzo dell'1,16% rispetto ai valori della scorsa ottava. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte della soia restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci. Settimana trascurata per il metallo giallo, che archivia l'ottava con un moderato più 0,07%. Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1934,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1969,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.